Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Siamo ormai entrati nel mese di dicembre, quindi come di consueto video sulle novità editoriali. Vedremo insieme alcuni dei libri che potremo trovare in libreria in questo mese. Trattandosi del mese di Natale, non ho potuto non inserire almeno un libro dedicato al Natale, ma ci arriveremo con calma. Il primo libro invece non c'entra nulla col Natale, si intitola La casa delle voci ed è stato scritto da Donato Carrisi. È la storia di uno psicologo che è specializzato nell'ipnosi sui bambini e viene spesso chiamato dalla polizia per essere d'aiuto alle indagini, cercando di scovare nei bambini delle informazioni che possono essere utili a risolvere dei casi, a risolvere dei misteri. Viene contattato però questa volta da una sua collega che gli propone un lavoro particolare. Lui è indeciso perché non si tratta di bambini questa volta, ma si tratta di una donna adulta. È un caso particolare perché questa donna ha dei ricordi vividi di un omicidio, ma non è sicura che sia avvenuto davvero. Quindi ha questi ricordi e non sa se sono reali o se sono solo dentro la sua testa. E lui dovrà, appunto, cercare di capirlo e aiutare questa donna a risolvere un po' il mistero, a sciogliere comunque il nodo della matassa. È sicuramente uno di quei libri abbastanza vincenti, uno di quei thriller psicologici che piacciono a me e quindi vedrò poi se leggerlo, se non leggerlo, ma penso comunque che andrà a finire sicuramente nella wishlist dedicata ai libri. Il secondo libro si intitola Il segreto del rifugio. Ed è la storia di una donna che vede annegare il marito nel fiume vicino a casa nel tentativo di salvare la figlia, tentativo però che purtroppo non va a buon fine perché la figlia non viene ritrovata. La madre è convinta che sia ancora viva, sono passati 2 anni e lei continua ad avere questa convinzione. È rimasta ormai sola in questa grande casa nel bosco vicino al fiume e decide di fare di questa casa un rifugio per scrittori. Quindi lei ospita degli scrittori. A un certo punto ne arriva uno che viene a conoscenza della storia di questa donna e soprattutto della storia della figlia e del marito, decide che ne vuole sapere di più, fa delle indagini e quello che emerge è che il bosco intorno a casa loro nasconde un terribile segreto. Questo è uno di quei thriller che piacciono a me perché quando c'è il segreto in mezzo di solito mi intriga. Il terzo libro è adatto per i più piccoli perché per bambini dagli 8 anni in su e si intitola Storie della buonanotte per bambine ribelli ed è stato scritto da Francesca Cavallo. In realtà questo non è un libro nuovo perché era già uscito in commercio, però erano usciti 2 volumi separatamente. Invece questa volta la novità è che uscirà in un unico cofanetto che comprenderà tutti e due i volumi. Può essere anche un'ottima idea regalo di Natale se volete regalare dei libri magari a una bambina. Dico una bambina perché sono tutte storie al femminile. Raccontano appunto le storie di eroine, di donne, di grandi protagonisti delle fiabe, comunque di donne che in qualche modo hanno dimostrato la loro energia, la loro forza. Può essere sicuramente interessante. Sicuramente va bene anche per i bambini se sono interessati a questo genere di cose, ma forse per una bambina potrebbe essere più adatto perché si potrà sicuramente immedesimare di più nel personaggio. E in tutto troveremo 200 storie, quindi veramente tantissime. Il quarto libro si intitola Buonisti ed è stato scritto da Jacopo Melio. È questo un libro particolare perché l'autore è un giornalista, attivista per i diritti umani e racconterà, delle storie e degli aneddoti che riguardano gli hater, che sono i classici disturbatori del web, sono quelli che vanno a scrivere magari sotto i video di YouTube o nelle pagine Facebook, nei profili Instagram, delle cose offensive e degli insulti o comunque delle cose che vanno un po' a disturbare la quiete, diciamo così, sul web. Questo autore raccoglie delle storie particolari, anche molto originali, molto straordinarie, molto insolite. Le raccoglie e fa comunque una sua analisi. È un libro particolare che magari può interessare soprattutto chi come me ha una vita anche sul web.
Il quinto libro si intitola La scienza della verdura, chimica del pomodoro e della cipolla, scritto da Dario Bressanini. Questo è un libro che va bene sia per addetti ai lavori, sia per semplici curiosi o per semplici persone che cucinano e utilizzano e mangiano verdura. Ci sono delle ricette, ci sono dei metodi di cottura, ma ci sono anche delle curiosità, delle notizie molto interessanti, vengono abbattuti dei falsi miti, ci sono tutte le cose che riguardano le proprietà delle verdure, quindi il potere nutrizionale, le vitamine. Credo che sia un libro abbastanza interessante. Io ho voluto selezionarlo perché un po' mi ha fatto divertire il titolo, ma poi perché comunque credo che conoscere di più sugli alimenti che noi mangiamo quotidianamente sia una cosa interessante. E l'ultimo libro invece è dedicato al Natale. Io non volevo metterci un romanzo perché i romanzi sul Natale, secondo me, vanno bene per alcuni, ma non vanno bene per tutti. Volevo invece scegliere un libro che potesse in qualche modo interessare un pochino tutti perché è un libro di curiosità. Si intitola Natale a tavola, ma non è solo un libro di ricette, è anche un libro di tradizioni, perché a fianco alle ricette ci sono intanto delle bellissime illustrazioni e poi ci sono dei racconti di tradizioni natalizie, c'è la storia degli angeli, c'è in generale la storia del Natale, la storia dei simboli del Natale, quindi mi sembra un libro, interessante perché può unire alla classica ricetta natalizia che può interessare di più o di meno, però può unire a quella anche un aspetto simbolico legato alla tradizione del Natale, quindi mi sembrava un libro comunque carino e sicuramente consigliabile per il mese di dicembre. Questi sono alcuni dei libri che noi potremo trovare in libreria. Come al solito, fatemi sapere nei commenti se avete intenzione di leggere qualcosa di particolare. Io vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.